Allora, Teresa, senza voce per una serata indimenticabile. Assolutamente sì. Peppino, questo ed altro, scusate, ma siamo qui da 3 giorni e quindi volevamo ricordarlo con la nostra presenza del gruppo delle Rondini ed altri fan. Ecco, tu sei stata particolarmente attiva, ti abbiamo visto durante il corteo, tu vieni da Calvello, ecco, ci puoi fare una radiografia un po' dei fans, da dove sono venuti in questa occasione, da quale città? Allora, noi siamo qui da quando Pino è scomparso, anche perché vogliamo che la città di Lago Negro capisca che noi siamo presenti e vicino alla famiglia. Noi veniamo da Mieta Calvello, provincia di Potenza, ma vengono anche dalla Sicilia, dall'Abruzzo, dalla Campania, da Milano, insomma da tutto l'Italia. Ecco, il tuo incontro con Mango, innanzitutto hai avuto il piacere di poterci scambiare qualche parola, e ce lo dirai tra un attimo, e poi ecco, questa passione per questo artista, come è venuta? Allora, per quanto mi riguarda la mia esperienza, io l'ho conosciuto discograficamente all'età di 15-16 anni, l'ho scoperto con Bella d'estate e Lei verrà, mi sono subito innamorato e la cosa che mi ha fatto innamorare sono i testi delle sue canzoni, le sue parole, e ringrazio veramente Armando Mango che ha saputo dare un senso alle poesie, e dopo anche Pino, so che ha scritto anche qualcosa, e quindi ricordo entrambi e quindi sono veramente nel cuore nostro e di tutti i fan. Contatto diretto, ecco, con Pino. Diretto l'ho avuto nel 2006, dove avevo organizzato da Calvello 2 pullman stracolmi di fan, e dove ho personalmente onorato Pino dedicandogli anche un premio. Ho regalato un piatto di ceramica classica di Calvello, e quindi con una dedica a lui, con anche uno striscione ricordandolo come personaggio dell'anno 2006. Grazie. Allora, abbiamo una bellissima rappresentanza, Calvello già l'abbiamo evidenziata, la Sicilia, poi Cavallo, provincia di Ragusa. Sì. Ecco, partiamo da Ragusa. Allora, ti chiami, scusami? Sono Raffaella, è la 5ª volta che vengo qui per Pino, purtroppo da dopo la sua scomparsa, e dire fan è poco, perché veramente siamo amanti di lui come artista, ma soprattutto anche di lui come persona, e ci tengo a precisare, a ricordare il suo senso di appartenenza. È un bellissimo bene prezioso che appartiene veramente a tutti, e spero che il Lago Negro lo ricordi sempre nel migliore dei modi. Raffaella, quando hai saputo l'anno scorso la bruttissima notizia, qual è stato il tuo primo pensiero? Il mio primo pensiero purtroppo è stato di prendere coscienza che non era una bufala come molti potevano pensare, ma che purtroppo era vero. E una parte del mio cuore veramente è andata subito a lui. E da allora l'ho accompagnato tutti i giorni, e continuerò sempre ad accompagnarlo con la musica, ascoltando sempre la sua musica. Da allora non riesco ad ascoltare nessun altro, veramente, lo dico con il cuore. Ecco, se dovessi scrivere 10 righe, una sintesi delle qualità artistiche di Mango, cosa scriveresti? Un'anima bella, un grandissimo artista, un grandissimo esploratore della musica, una persona immensa, ecco, dalla A alla Z, con il cuore grandissimo, che voleva bene e faceva risplendere tutti, veramente, tutti quelli attorno a sé. Grazie. Allora, Potenza e Milano, da dove partiamo? Dal più lontano, ecco. Allora, dalla più lontana, ti chiami, scusami? Miriam di Nunzio. Allora, Miriam, insomma, da Milano al Lago Negro è un po' di strada c'è, però... È un po' distante, ma non mi pesa molto, vengo qua spesso, molto spesso, per ricordare Pino, e veramente perché sono molto legata a lui e alla sua musica, e mi piace venire qua a ricordarlo molto spesso. Lui amava anche molto Milano, quindi mi sento proprio in casa qui, come se fosse a casa mia. Ecco, quando hai conosciuto Mango, le sue canzoni? Da quando è uscito Mediterraneo, poi ho indagato anche sul passato, poi da Mediterraneo fino a diciamo 2010 l'ho seguito molto, molto spesso, molto di frequente, anche se di più fino al 2002, dopo dal 2002 in poi un po' più sporadicamente, però dopo quando ho saputo che purtroppo non era più con noi,
mi sono quasi pentita di non averlo conosciuto, di non avergli stretto la mano, di non averlo salutato, di non avergli detto quanto è veramente importante per la musica italiana. Ecco, qual è la sua caratteristica particolare secondo te? È la sua umanità, che lo esprimeva nelle canzoni, nella sua voce, nel suo modo di essere e di fare. Ecco, lui è stato un grande, secondo te poteva essere ulteriormente più amato e più apprezzato? Sì, diciamo che lui nei primi anni, grazie alla collaborazione di vari artisti e parolieri, era veramente più conosciuto e la musica era un po' più, diciamo, più apprezzata. Però diciamo che i veri amanti di Pino lo hanno apprezzato fino alla fine, quindi era veramente un grande. È stato comunque davvero un grande. Allora, Milano Potenza, poi magari facciamo un saluto finale. Allora, Potenza un po' più vicino, però è comunque una presenza qui stasera quasi doverosa per chi amava, per chi ama Mango. Allora, io ovviamente gioco in casa, sono lucana, quindi in me c'è una sorta di campanilismo. Io ho amato Mango da piccola, tramite, diciamo, l'amore di mia cugina per lui. Sono cresciuta con le sue canzoni, le ho cantate, mi sono esercitata sulle sue canzoni. Quindi io ricordo la fase iniziale del suo successo, fino al 97. Non l'ho seguito più dopo per motivi miei personali, però comunque io di lui ricordo la collaborazione con il fratello Armando, quando davvero erano all'apice del successo, quindi ritengo che la loro collaborazione fosse davvero, diciamo, un jackpot, cioè nel senso proprio insieme erano una bomba, dopo un po' di meno, perché purtroppo quando due menti, quando la mente e il cuore si dividono, è come se la mente andasse da un lato, il cuore da un altro lato, e quindi c'è una frattura, e quindi a me sarebbe tanto piaciuto che Pino e Armando avessero continuato la loro collaborazione, il loro amore, perché loro era un amore forte, un amore fraterno, ma molto molto forte, e quindi questo dispiace. Però noi, grazie alla nostra perseveranza, alla nostra presenza costante, riusciamo a tenere vivo in Armando la presenza del fratello, gli diamo davvero tanta forza, perché noi gestiamo dei gruppi Facebook, ci impegniamo tantissimo e quindi insomma comporteremo avanti il nostro progetto, il nostro amore per lui non finirà mai, insomma. Ecco, un aggettivo, un concetto, uno slogan per sottolineare la grandezza di Pino Mango. Allora, Pino era proprio l'artista della musica italiana, il vero e unico artista, perché con la sua voce particolare e unica riusciva proprio a penetrare nei cuori di tutti. Infatti quando si ascoltano le sue canzoni ci si estranea, io spesso le ascolto in cuffia e soprattutto ascoltandole in cuffia entro proprio in un'altra dimensione, quindi ecco, io lo definirei un angelo della musica italiana. Grazie. Anna, allora ti abbiamo visto in chiesa a nome di tutti i fans rivolgere delle parole idealmente a Pino, ma a tutta la comunità di Lago Negro, ai suoi familiari, a quanti lo hanno amato, lo amano ancora. Sì, in effetti, scusa per l'emozione, è un momento particolare, voglio dire, ho creato praticamente questo gruppo, Le Rondini di Mango, sono amministratore e praticamente mi sono presa le emozioni di tutti gli iscritti, non solo del mio gruppo, ma di tutta Italia, e infatti questa sera ho voluto rappresentare tutti i fan d'Italia che per necessità loro questa sera non sono potuti stare qui. E niente, tutto quello che è stato scritto, dettato dal nostro cuore, nulla di più. Come hai appreso la notizia l'anno scorso, la tragica notizia di Policoro? Credevo che fosse stata una bufala, dico la verità, perché oggi se ne sentono tante, però poi mi sono appurata sul televideo della RAI e allora non ci volevo credere, volevo svegliarmi da questo incubo. Non è facile, ma se ti dovessi chiedere qual è la canzone più bella, quella a cui sei più legata? Gli angeli non volano, perché purtroppo quando mio padre è morto io comunicavo con lui attraverso questo brano. Praticamente Pino mi ha fatto
da interfono col paradiso. Allora, concludiamo nuovamente con la Basilicata. Sì, con la Basilicata volevo salutare veramente con il cuore Angelina, Filippo e Laura. Siamo anche vicino alla famiglia e grazie per questo libro che è uscito pochi giorni fa. Grazie a voi. Allora, che serata è stata questa? Una serata davvero molto particolare. Una serata veramente emozionante. Si vede pure da tanta gente che ha partecipato, è stata una bellissima cosa, diciamo, per Pino. Ecco, Lago Negro si attendeva questa iniziativa, perché in effetti è davvero, c'era un serpentone di persone che non finiva mai, quindi davvero tutta la popolazione ha atteso purtroppo ovviamente questa ricorrenza per tributare un ulteriore applauso a Pino. Sì, volevamo questa serata, purtroppo a un anno di distanza, per onorare veramente la grande arte di Pino e il suo essere un grande uomo. Quindi la risposta è stata questa. Purtroppo è un'occasione strana, perché ancora lui è presente a Lago Negro, è presente nei nostri cuori e quindi è molto difficile tutto ciò. Tu sei un artista che canta con il cuore e ce lo mette davvero tutto, non ne risparmia nemmeno un millimetro. Anche Mango era così, quindi per te sicuramente c'è un dolore in più, perché no, hai toccato con mano cosa significa, no, l'arte, la musicalità, il piacere anche di cantare al pubblico. Sì, premetto che io non mi paragono assolutamente all'arte di Pino, io sono un dilettante, mi piace cantare con il cuore, come hai detto tu. Pino lo faceva veramente con il cuore, lui era il cantante proprio nel vero senso della parola, quindi non lo so, c'è una sinergia per chi fa un'attività del genere. Però ripeto ancora, non è paragonabile il mio canto con quello di Pino. Quello di Pino era un canto, veramente lui era un angelo da questo punto di vista. Quindi. Ecco, io ho chiesto a dei fans venuti un po' da tutta Italia quando lo sappiamo, tra il 7 e l'8 dicembre, come hanno appreso la notizia. Nel tuo caso invece? Beh, io... veramente io ho sposato una nipote di Pino, quindi mi tocca da vicino questa bruttissima cosa. E quindi ti puoi immaginare, nel momento in cui è arrivata questa triste notizia, il sentimento che abbiamo provato. Ecco, guardiamo al futuro. Questa serata è celebrativa, sicuramente mette in evidenza il passato, però vuole ovviamente guardare anche al futuro. Cosa può fare ulteriormente Lago Negro per Pino Mango? La casa della musica, ecco, ci sono tante idee che poi, magari soprattutto all'inizio, no, se si dicono tante cose, poi con il passare del tempo è complicato metterle in pratica, però se tu potessi, cosa faresti? Beh, a parte che l'amministrazione comunale vuole dedicare una via, una piazza a Pino, che mi sembra il minimo, perché lui... ha portato il nome di Lago Negro, il nome del sud, il nome dell'Italia in tutto il mondo, quindi si merita, come tanti artisti e tante persone importanti, si merita una risonanza grande, una grande risonanza. Allora, assessore, una serata particolare organizzata molto bene, tra l'altro una folla immensa, dicevamo, con i fans, assolutamente la cittadinanza si aspettava qualcosa, perché ha partecipato in massa. Allora, buonasera a tutti, abbiamo fatto una serata condivisa con la famiglia, io ho fatto questa serata condivisa con la moglie Laura e i figli, perché insieme abbiamo condiviso il volere di Pino. Questo voleva Pino, una cosa tranquilla, serena, lui è una persona molto molto riservata, quindi abbiamo cercato di
fare quello che voleva lui. Proprio quello, penso che se lui era qua sarebbe stato contentissimo di questa serata come l'abbiamo fatta, e penso che lui sarebbe in mezzo a noi sicuramente. Che dire, non lo so, ci dispiace tantissimo che lui non c'è. Più presto gli dedicheremo una strada, la strada principale di Lago Negro. Cercheremo di, sempre con la moglie, di fare qualche concerto più in là per ricordarlo meglio, però ad un anno penso che era stato il ricordo migliore, sereno, e c'è stata veramente, veramente tantissima gente. Assessore, ci sono stati molti fans, alcuni li abbiamo pure intervistati, e voi avete fatto un po' da tramite, no? Una sorta di... ed avete curato un po' la logistica di questi giovani. Io veramente ho parlato con i fans, perché poi alla fine ero l'unico assessore, perché ero, oltre ad essere assessore, ero molto amico di Manco e suo fans, quindi abbiamo condiviso tutta la discografia, come organizzare questa cosa. Penso che è stato un ricordo, ripeto, veramente veramente ho sentito col cuore, e dico la verità, tutta questa gente forse nessuno se l'aspettava, ma sono arrivati da tutta Italia, da 2 o 3 giorni che stanno qua, sono andati ad onorare la tomba di Pino, sono stati in chiesa, veramente hanno pregato per Pino, abbiamo fatto veramente, ripeto, una cosa stupenda, bella veramente. Per chiudere, assessore, come insomma, ti faccio una domanda non piacevole, ma come hai appreso della brutta notizia l'anno scorso? Guarda, dico la verità, io ero a Roma perché l'8 dicembre è il mio compleanno, quindi mi hanno chiamato, mio cognato mi ha chiamato per farmi gli auguri, e poi mi ha detto di quello che era successo. Io pensavo che scherzava, ho detto ma che cavolo stai dicendo, non è possibile. Quando ho visto su internet, sui giornali, ho preso il primo autobus, sono tornato subito al Lago Negro, è veramente, veramente è stato un dolore grandissimo, e guarda, ti posso assicurare che è la prima volta che ne sto parlando, perché non ho mai parlato. Mo siamo un pochino più sereni, però veramente è stato un dolore per me immenso, come uno di famiglia. Ti approfitto di una cosa per salutare tutti i familiari, ma soprattutto un abbraccio, ma veramente sentito, alla moglie e ai 2 figli, che sono delle persone eccezionali e che soffrono veramente tantissimo, e chiedo veramente ai fans di averne rispetto di questa sofferenza loro, veramente lo chiedo col cuore.